Buongiorno a tutti, oggi mi trovo in provincia di Sondrio, ho lasciato l'auto sul lago di Novate Mezzola e il giro di oggi consisterà nel salire per la Val Codera, proseguire per il Trecciolino e arrivare infine nella Valle dei Ratti da cui scenderò, tornerò giù nell'abitato di Verceia e tornerò verso la macchina. Per chi non lo sapesse, il Trecciolino è una serie di gallerie che collega la Val Codera alla Val dei Ratti. Qua si sta salendo verso l'abitato di San Giorgio e dietro di me si può vedere il lago di Novate Mezzola. E qua finalmente sono arrivato alla prima tappa, San Giorgio. Vediamo la chiesetta e il piccolo centro abitato. E si riprende per il Trecciolino. Ragazzi, ho finalmente imboccato il Trecciolino e vediamo che da qua iniziano le prime gallerie. Vediamo che è tutto scavato qua nella roccia. Qua mi sa che dovrò attrezzarmi di frontalino. Frontalino, accendiamo e sono pronto per entrare qua nel tunnel, nella galleria. Dunque, ci troviamo nel mezzo del tunnel. Ecco, qua c'è un pezzo un po' più alto, posso rimanere anche in piedi. Però ci sono alcuni pezzi veramente che sono bassi, saranno 1,50 m di altezza. Entrare e uscire dalle gallerie, guardate, finisce una e qua si entra subito in un'altra galleria. Accendiamo il frontalino, ecco qua. Queste sono molto corte, per cui si vede abbastanza bene, non è indispensabile però il frontalino, però avercelo è un'arma in più. Le vediamo, si vede fuori, altra galleria. Si susseguono una dopo l'altra. Lasciate qua sotto nei commenti un parere di quanto sono ridicolo con questo frontalino in testa. Vediamo qua, non si vede niente, accendiamo, ecco qua. Ecco, vediamo che qua parte il treno, cioè il treno, la ferrovia. Vediamo i binari, ci cammino qui a fianco. Accendiamo la luce che magari si vede un po' meglio. Anche qua una bella galleria, bella lunga, neanche bagnato qua. Devo dire che qua dentro c'è una bella umidità, bello fresco qua dentro.
una galleria, qua come dice il cartello, era lunga 340 metri. E vediamo la biforcazione qua della ferrovia, di qua è chiusa e di qua a destra vado verso la Valle dei Ratti, quindi si prosegue di qua. Vediamo qua come la ferrovia corre lungo il versante della montagna e siamo proprio sopra il lago di Mezzola. Guardate qua, addirittura c'è lo scambio dei binari ancora funzionante. Sono qui, guardate, io giro, oppa, la leva e i binari passano da un punto all'altro. E qua c'è una bellissima balconata dove si può vedere sia il lago di Mezzola e più in là, sullo sfondo, l'Alto Lario. Ponte. Qua c'è addirittura una bici da rotaia. Finalmente arrivato in Val dei Ratti. Allora, da qui ho due opzioni: o torno giù verso il lago oppure proseguo per il rifugio Frasnedo.